Agrigento, a Casa San Filippo, sede del Parco della Valle dei Templi, si è insediato al mattino di oggi il nuovo consiglio di amministrazione del Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento, presieduto da Bernardo Agro, diretto da Roberto Sciarratta e composto dal sindaco di Agrigento Lillo Firretto, il soprintendente ai beni culturali Michele Benfarri, gli esperti Luigi Troia ed Heinz Jürgen Best, e poi ancora Fabio Amato per i gruppi archeologici d'Italia, Salvo Barrano dell'Associazione Nazionale Archeologi e Vincenzo Piazzese dell'Archeo Club d'Italia. Parte una nuova governance, c'è una ricostituzione di un consiglio di nuova costituzione, come è stato il volere della legge costitutiva istitutiva voluta dall'assessore Sebastiano Tusa, ed è un rinnovo nell'ambito e nell'alveo, nel solco della qualità. Cito fra tutti il professor Beste, per cui avremo modo, unitamente, ringrazio comunque anche l'avvocato Troia, come del resto anche la presenza del sindaco, che testimonia la presenza della città all'interno del Consiglio, che è una cosa molto importante e che ritengo di impulso e di grande importanza per quello che sarà uno dei primi, le individuazioni, diciamo, di un programma che è quello di unire il parco alla città e la città al parco. Tutto questo c'è stato. Non c'è mai limite al miglioramento, ci sarà naturalmente un percorso di continuità con un lavoro svolto che è stato importantissimo, è sotto gli occhi di tutti. Il parco è una struttura solida, una struttura importante, ma il nuovo impianto di definizione pone il parco a livello territoriale, pertanto dobbiamo considerare che non parliamo più di soltanto di un perimetro appunto legato allo spazio territoriale di cui siamo abituati ad avere contezza, ma viaggia questa nostra competenza in altri ambiti importantissimi. Ci sono siti importanti che vanno da Licata a San Buca di Sicilia. I nuovi parchi che sono stati costituiti per questo sono stati degli accorpamenti, delle situazioni di gestione legati appunto a dei motivi di carattere anche tecnico-scientifico. È il caso per esempio di Sevinunte, parlo del parco laddove ricopro l'incarico di direttore, che ha avuto allargate anche lì delle competenze territoriali che vanno nell'isola di Pantelleria, pertanto capite bene che è un sistema, diciamo, altro, però che si connette da un punto di vista della gestione allo stesso parco e che ha all'interno addirittura anche il Museo del Satiro, che è una cosa molto particolare e speciale. Ora, ciò posto, è evidente che ci sono delle effettive difficoltà, però queste difficoltà noi siamo fiduciosi, con l'aiuto anche della parte dell'assessore ad interim, nonché il Presidente della Regione, di poterle naturalmente superare e affrontare. Cambiamenti pochi, perché il campo su cui giocare è già determinato, e quindi è determinato dalla legge. C'è un aggravio da un nuovo organigramma che è stato ridisegnato, per cui il parco archeologico da oggi in poi non si occuperà solo di Valle dei Templi ma dell'intero sistema culturale della provincia di Agrigento, con i siti museali cosiddetti minori che sono in provincia e con le aree archeologiche che sono in tutta la provincia. Quindi c'è un nuovo organigramma, una nuova avventura che stiamo ridisegnando e ripercorrendo insieme per poter contribuire a valorizzare sempre i beni culturali dell'intera provincia. Si chiude una querelle che ci aveva visto obiettivamente sottolineare quella che era stata una antinomia rispetto alla legge istitutiva del Consiglio del Parco già nel 2001. C'è una buona esperienza che c'era stata copiata da altre parti d'Italia e che invece, con un'improvvida manovra nella precedente legislatura, auspice anche qualche parlamentare locale, aveva determinato questa assoluta antinomia incomprensibile, se non su logiche di becero piccolo cabotaggio. È una legge che obiettivamente ha dato i suoi frutti nella
per ciò che riguarda questo scorcio di quasi oramai ventennio in termini di valorizzazione, di fruttificazione dei beni culturali, di ampliamento della stessa offerta di beni. Non sarebbe arrivato l'antico teatro ritrovato, oppure ancora le terme nell'Agora Superiore, cioè una quantità di attività che è stata resa possibile da una struttura che in qualche modo intercettava quell'esigenza di valorizzazione e di crescita del nostro parco. Questo recupero di ciò che era l'impostazione originaria del Consiglio, così come fu pensato nel 2001, mi auguro che determini una crescita ulteriore, più veloce anche in termini di risultati da conseguire.